Ciao a tutti, sono tornata per un video in occasione di San Valentino. Prendo un pezzo di cartone, li recupero, come vedete questo è un cartone della pizza e ho fotocopiato, ho ingrandito il cuore e l'ho riportato su un cartoncino per poterlo disegnare bene e farlo correttamente. Adesso lo vado a ricoprire con questo pezzo di stoffa che ho e uso la colla inizialmente. Adesso vado a ritagliare la stoffa e lascio un centimetro per coprire il retro. Adesso vado a incollare qua. Ok, qua il residuo della colla si asciuga. Adesso per renderlo un po' carino vado a mettere un po' di pizzo. Per chi sa cucire a macchina può utilizzare la macchina da cucire, per chi non è capace lo può anche incollare con la colla a caldo. Una volta finito di cucire andiamo a ricoprire il nostro retro. Ho già ritagliato un cuore e con le forbici zigrinate ho dato l'effetto zigrinato e questo lo vado a incollare ancora con la colla. Se restano i segni della colla non vi preoccupate che dopo quando asciuga non si vede più nessun segno. Vado a decorare il mio davanti di questo cuore e per questo, visto che siamo vicino a San Valentino, volevo fare un piccolo regalo ai miei bambini e ho preparato questa foto di quando erano un po' più piccoli e la voglio attaccare in questo cuore. Tolgo, ho messo un po' di adesivo spessorato e vado a mettere la foto al centro. Adesso con la colla a caldo vado a mettere qualche fiorellino, decido un attimo la posizione. Volevo mettere queste due piume che magari infilo qua dietro. Ok, questo cuore al contrario di questo lo voglio appendere, quindi vado a creare con un pezzettino di nastrino, questo qua è a cuoricino, lo vado a incollare qua dietro. Come vedete il segno della colla non è rimasto, per chi volesse si può anche cucire o se no, se si vuole far prima, si dà una puntina di colla a caldo, tanto è un cuore leggero e non si stacca. Questo è il lavoro finito, se nel caso vi rimangono delle ditate sulla foto le pulite, semplice, costo praticamente di pochi euro perché un po' il pizzo, un po' la stoffa di recupero. E può essere un'idea regalo veramente carina. Oggi volevo salutare mia cugina Marta che mi segue dalla Sardegna e fargli vedere quando è stata la sua bellissima
collana che realizza lei. Saluto tutte, vi ricordo di iscrivervi alla mia pagina Facebook Le Creazioni di Emanuela. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!